Benvenuti a Radio Design! Era la, l'intro... Che? No, siamo in diretta. Tutti e due? Ah, che sega! A posto? Se dicono le parolacce! Siamo pronti sì o no? Siamo in diretta! Ok, benvenuti a Radio Design! Io sono... Scusate, c'è un po', ci sono un po' di problemi. Allora, benvenuti a Radio Design. Dopo lunghe settimane di assenza, siamo tornati qui. Io sono Simone Fucchi e come sempre sono qui con la mia amichetta del cuore. Parla! Mi stai confondendo di qua la svettina. Ho perso il carisma dopo un mese di niente radio. Come sempre sono qui con la mia del cuore Enel Bejaco. Ovviamente sempre sotto l'occhio vigile di zio Nicola da Cagliari, senza il quale probabilmente evocheremo qualche demone maneggiando con qualche attrezzo della radio. Oggi senza Giacomo perché aveva degli impegni più importanti di noi, siamo molto offesi. Però no, frizzante puntata di The T-Gem. L'unico podcast radio che a colpi di... No, non è vero, che trovate dai migliori fruttivendoli, che vi svela tutti i segreti più segreti e segretissimi sui... che stai fatto con questa schiena? La schiena! Sui le copertine dei dischi più iconici di sempre e non solo. Scusate per la lunga assenza, ma... Che paura! Scusate per la lunga assenza, ma come abbiamo detto nell'ultima puntata, che ormai è stata secoli fa, siamo dovuti scappare in Tanzania per rifugiarci dalle grinfie. Non funziona più il mio microfono. Non mi sento più, però ok. Per scappare dalle grinfie di Eva, che era la contessa che ha fatto il culo a strisce alle Zeppelin. Quindi siamo scappati in Tanzania per non farci spaccare le gengive. Oddio, da lei. Insomma, a me va beccato, ma è da una settimana che mi ha fatto male alla schiena. Quindi... Allora l'ha presa sprangate sulla schiena, infatti è bloccata. Ho cercato di dire che le Zeppelin non sono un gruppo, ma una religione, proprio secca. Caput. Se non sapete di cosa stiamo parlando, recuperate la puntata sui nostri tutti i social, bla bla bla, prima che Eva prenda anche voi, perché si incazza perché non avete ascoltato la puntata. Tu stai a fare troppo casino per i gusti miei, ok? Mi trovo in difficoltà, è stato cambiato questo posto. Quindi, bando alle ciance, ciancio alle bande, siamo tornati più sblucci così che mai. E vi siamo mancati? Rispondo io. Certo! Quindi, passiamo alla ciccia. Oggi torniamo alle origini, parlando del primissimo gruppo che abbiamo trattato durante la primissima puntata di The T-Gem, ovvero i Pink Floyd. Giusto? Sì! Ovviamente sì. Non parleremo dello stesso album perché è fatatissima, rincoglioniti, ancora non del tutto. Quindi, oggi la star della puntata, ovviamente dopo, subito dopo di me... Ma non mi pare perché ti sei già ceppato parecchio, sta quindi... zitta, adesso riprendo il via, faccio il culo a tutti. E parliamo quindi... Cazzo, culo, tette. Parliamo del celeberrimo album The Wall. Ma come al solito lascio la parola a Eleonore, che come al solito non ci parla della storia del gruppo oggi, perché la conosciamo già benissimo, ovviamente, tutti a memoria, ma ci parla direttamente dell'album. Sì, esatto. Allora, The Wall è l'undicesimo album della... Che bello essere tornati. È l'undicesimo album della band rock progressive britannica Pink Floyd. Sì, perché mi venivano Led Zeppelin? Ah, perché te hai scritto Led Zeppelin. Led Zeppelin. E venne pubblicato nel 1979 in Europa dall'etichetta Harvest ed EMI e nel resto del mondo dalla Columbia. Dalla Columbia e dalla Sony. Praticamente The Wall è una vera opera del rock, cioè proprio non è un album, è un concept album coi fiocchi. Cioè, capisci che ma vuol stanno i fiocchi? L'ho lasciati a casa perché non l'ho voluto portare perché c'avevo paura che si sciupasse, cioè, capisci? È tipo oro quell'album, quindi pensate a portarla a Perugia con lo smog, con te vicino, quei piccioni, veniva al panico. Praticamente tutto l'album ruota intorno alla storia di questo personaggio che si chiama Pink, perché anche loro, io vogliamo tanto bene, ma la fantasia sempre zero. Ma è la cantante Pink? Simone, falla finita. Praticamente Pink, che a seconda dei pettegolezzi delle vecchiette di come è di Fraticciola Selvatica, è un misto tra Roger Waters e Syd Barrett. Però secondo le voci delle vecchiette questo. Sì, no, noi ovviamente pettegolezzi sempre, quindi... Le casalinghe di Fraticciola Selvatica dicono che è dicono misto, questo però. E noi ci affidiamo ai pettegolezzi, non alle storie vere. Vero. Perché noi com'era? Noi non vediamo se non, no, noi non crediamo se non vediamo, com'era? Che c'entra? Non so, me lo ricordo. Avanti. Quindi praticamente Pink è un artista che si trova a dover affrontare una serie di enormi disgraziati disagi fin dalla sua infanzia. Ad esempio il padre morì in guerra, quindi
seconda disgrazia. La madre era iperprotettiva, seconda disgrazia. A scuola aveva un'educazione troppo severa, la terza disgrazia. E infine, proprio per concludere il cerchio, la moglie gli metteva i corni. Che vita, quindi, di merda, poraccio. Pink era l'esempio esatto del mai una gioia, perché non una, ma una gioia. Praticamente tutti aia, Eva mi ha colpito proprio male, non posso respirare, non posso sbadigliare, non posso ridere che soffro, cioè tipo Eva allora. La cosa sprangata sulla spina dorsale, adesso non può muoversi. Quindi tutti questi eventi negativi fanno sì che Pink Floyd, deluso appunto, sì, Pink deluso dalla vita, perché poverino, che doveva fa, si praticamente si rinchiude in un mondo tutto suo e praticamente costruisce questo muro metaforico, forse anche reale, come Trump. Sappia. Esatto, ho capito. I muri di Trump sono molto ricorrenti nelle nostre. Per niente, l'album stai zitto è composto da due vinili, perché noi parliamo soltanto di vinili, perché vinile è vita, quindi esatto, capito, il vinile è vita. Get those cookies. Il primo vinile parla della ricostruzione appunto del muro, mentre il secondo narra le conseguenze, le lotte che Pink deve affrontare per liberarsi da questa disgrazia che lui si è creato. Praticamente l'album ovviamente raggiunse un successo enorme negli Stati Uniti, esatto, fu l'album più venduto del 1980 e tuttora è l'album, è il doppio album più venduto della storia della musica, quindi... Se non ce l'avete, correte, proprio correte, volate e andate a comprarlo. Provate spunta le ali e andate al primo music shop che conoscete. Esatto, compratelo, perché uscite dal mondo se non ce l'avete, proprio uscite, via, parite. Però noi sappiamo che ovviamente i quattrini purtroppo non fanno la felicità, e infatti in quel periodo si crearono dei grandi disagi, tanto per incarare la dose, tra i membri del gruppo, che portarono gli anni successivi all'uscita di Roger Waters dalla band, che io personalmente, David Gilmour, tutta la vita sono contenta, odiatemi, ma non mi interessa. Drama! Quindi, ma non piangiamo sul latte versato, Fucchi, e passiamo a parlare della iconica e magica copertina insieme al nostro esperto di musica numero uno, Simone Fatucchi Fucchi. Esperto di musica numero uno. Ovvio. Allora, la copertina di The Wall, che possiamo vedere in grafica, grazie Leonora. Aspetta che levi quell'affare che non vedo se si vede la copertina, per favore. Non si vede un cazzo. Allora. Stai zitto. Non lo devi mettere so sotto pressione, decido io se parlare o no. Allora, ha perso la personalità. La copertina di The Wall è ovviamente molto semplice e intuitiva. Infatti, visto che l'album si chiama The Wall, secondo voi cosa ci sarà sopra? Esatto, una cassata siciliana. Questa copertina di forte impatto venne realizzata da Gerald Scarfall. Infatti, per la prima volta non fu Storm Torgerstor a occuparsi dell'artwork. Cioè la disgrazia. Un tradimento così grosso, manco proprio, sul trono di spade per rimanere proprio in tema. Gli hanno voltato le spalle così al mitico signor Tempesta, Rest in Peace per sempre, il nostro prefe grafico del mondo. E sulla cover viene rappresentato da questo Mr. Scarfall un muro formato da mattoni bianchi. Da mattoncini bianchi che ricoprono tutto lo spazio disponibile, mentre il titolo dell'album e il nome della band sono scritti sopra di essi in rosso o in nero a seconda della edizione del disco, con un carattere speciale che era la calligrafia stessa del signor Gerardo Scarfolo. E inizialmente sulla copertina non ci doveva essere niente, solo il muro ci doveva essere, però quelli della casa discografica, che purtroppo non c'erano molte rotelle a posto, secondo me, c'erano paura che non vendevano, e quindi ho detto mettiamoci il nome, va bene, ci hanno messo sto nome e non state più contenti. Comunque, nonostante il Gerard abbia definito la realizzazione di questo artwork come un gioco da ragazzi, prima di arrivare a questa copertina realizzò diverse versioni, quindi era un farzo. Era farzo. E apportando alcune modifiche, come ad esempio le linee dei mattoni, la grandezza dei mattoni, diversi caratteri, ma comunque cose piccole. Il concept era sempre quello, quindi farzo sì, ma fino a una certa. Oggi però non ci fermiamo qui, perché siamo così fatati che sfondiamo la quarta parete e vi portiamo direttamente dentro la copertina. Viaggio mentale gentilmente offerto dalla Fatefucchi Airlines, ma lascio il nostro viaggio mentale all'esplicazione esauriente della nostra Leonora, non so cosa sto dicendo, vai.
Cioè, io veramente non mi abituerò mai al tuo essere deficiente così tanto, è inutile, non mi abituerò mai. Quindi, allora, se noi apriamo la cover, come si fa? Io esatto, questa in maniera tecnologica abbiamo aperto la cover, possiamo vedere che all'interno la texture di mattoni continua, però viene, ci sono praticamente dei, come possiamo... dei buchi, Eleonora, sono dei buchi sul muro. Basta che stai calmo, queste aperture, dove all'interno possiamo vedere il mondo di Pink, quindi tutti i personaggi che abitano, cioè un po' di personaggi che abitano il suo mondo. Tu devi inquadrare noi, no, le persone fuori, cioè se noi siamo un podcast radio che si affaccia anche sul social, le persone ci devono vedere, allora non gliene frega niente se stanno all'estina mostra d'arte, basta! Non è la barbaccia e ride. Beh, la famiglia è sempre presente, sono i followers. Siamo famosi solo nella famiglia di Leonora. Ovvio. I nostri amici fan sono suo padre e sua madre, che tristezza. Esatto, e quelli della mostra d'arte. Comunque, praticamente, ovviamente questi personaggi sono sempre opera. Sono sempre opera del cervello malato del signor Gerardo, e alcuni di questi hanno, adesso non sappiamo esattamente quali, purtroppo, hanno lo scopo di aiutare Pink nella costruzione del muro, mentre altri, tipo questa bellissima, hanno praticamente gli fanno patire le pene dell'inferno, perché il concetto è sempre quello: una disgrazia al giorno toglie il medico di torno, no? Ammazza prima del medico. Esatto. Questo gruppo di personaggi, secondo delle informazioni che noi abbiamo trovato, veniva chiamata la compagnia delle 5M, che fa molto come il signore degli anelli wannabe. Sì. Esatto, praticamente venne scelto questo nome perché i personaggi erano la mamma, il maestro, la moglie, i martelli e infine il magistrato. Diciamo che è tutto molto carino, però noi, dato che siamo international, non ci risulta che tutti questi nomi in inglese vengano, siano con la M, però che ce frega? Il gruppo della E, la compagnia della M, perché erano pazzi, esatto, loro, ecco. Però la farsità vince sempre. Gianmarco ride e poi fai. Chi è Gianmarco? Gianmarco B. Ciao Gianmarco B, non so chi tu sia, però ciao. Può darsi che è un altro parente, non lo so, se io non vedo non credo. Grazie per seguire la nostra live e spero che ti piaccia, andiamo avanti. Quindi questi personaggi fatati ricomparveno ricomparvero anche durante i concerti di The World Tour, che praticamente si tenne in un arco temporale infinito, dall'80 all'81. Capito? È un anno comunque. Però proprio era tantissimo, cioè tipo sta specifica dell'80 e dell'81 è bellissima. Praticamente durante le esibizioni, prima dell'inizio del concerto, salivano sul palco quattro personaggi farzi che praticamente indossavano, esatto, delle maschere con i volti dei vari membri della band. Una volta saliti sul palco i veri Pink Floyd, iniziava il concerto e veniva accompagnato dalla versione gigante di questi personaggi, che venivano rappresentati sia come degli enormi fantocci giganti che come delle immagini proiettate in uno schermo. Cioè nell'80 già c'erano... erano super tecnologici. Esatto, cioè fregavano anche a noi. A metà del concerto, però, dato che erano l'esibizionismo di Roger Waters ha praticamente conquistato il mondo, che cosa succedeva? Veniva innalzato un muro gigante che divideva il palco dal pubblico, e poi dopo... E in questo Trump può solo imparare qualcosa, ovviamente, perché Trump è sempre presente. E praticamente questo muro ad un certo punto veniva fatto cadere da chi se non dal mitico Ruggero Acque, e niente, crollava e poi finiva il concerto, suppongo. Però noi che cosa faremo in questo momento? Ci fermeremo? Invece no! Noi continuiamo! Ma dopo una lunga assenza, noi vi dobbiamo disturbare l'anima, quindi Fucchi parla del film, perché hanno fatto anche un film, cioè... Che sta succedendo? Va bene! Parliamo del film. Devi calmare però. No, perché mi si sono appena incastrate le scarpe insieme, sono bloccata. Va bene. Allora, addirittura questi fatatini qui, oltre a il disco, i concerti stravaganti, tutto quanto, le magliette, i ciondolini e le scarpe, hanno fatto anche il film qualche anno dopo la pubblicazione dell'album, ovvero nell'82, il regista Alan Parker traspose l'album dei Pink Floyd, niente po' di meno, che in un film intitolato come... Pink Floyd The Wall, fantasia, portami via. Nel film vengono utilizzate le animazioni e le grafiche realizzate da Scarfo,
mentre l'attore protagonista è Bob Geldof, che non ho mai sentito nominare, però credo che sia un attore molto bravo, che interpreta il signor Rosino, il nostro Pink. La trama del film si attiene molto alla storia che racconta l'album, ovvero Pink, una famosa rockstar con problemi di droga in una stanza d'albergo, guarda un vecchio film di guerra che possiamo vedere in questa bellissima immagine. E non è perché c'è casino sempre. Questa bellissima immagine di, del protagonista che guarda il film di guerra nella sua bellissima stanza d'hotel. E questo film gli fa rivivere momenti significativi della sua tragica esistenza, ma è una gioia, i quali l'hanno portato alla costruzione di questo muro che è il The Wall del disco. Me scanso. Che è il nostro muro, insomma, il muro psicologico. Pink, dopo aver portato un albergo alcune gruppi e aver fatto bunga bunga probabilmente e poi aver distrutto la stanza, non si sa come, però vabbè. Cosa pone... è detta all'inizio che lui che faceva si drogava. Come ha distrutto la stanza? Ah, drogando, con la troca. Lanciava la troca sul muro e rompeva i muri, ok. E dopo aver distrutto la stanza pone simbolicamente questo ultimo mattone sul muro e si chiude insomma nel suo mondo e raggiunge definitivamente la follia, ok. Viene in seguito trovato in condizioni disumane dagli organizzatori del tour, che dopo averlo rimesso in sesto lo trascinano ad un concerto che nella sua testa si trasforma magicamente in una parata nazista. Così, a caso, Pink marcia insieme ad alcuni personaggi, raggiungendo così il culmine della follia, della pazzia, della rompifalliculia, ok? Stanco di queste, non lo so, ciao signori, stanco di queste allucinazioni, Pink si sottopone ad un processo, come col giudice, gli avvocati, tutto quanto. Esatto, perché uno della compagnia degli 5M, chi era il magistrato? Che brava, sei proprio preparata, Leonora. Al comunque, contrario tuo. Oddio, scusa! Affronta tutti i personaggi in questo processo, i più significativi almeno, che lo accusino di infamie, che non so cosa significa in questo contesto, però vabbè, ci fidiamo, so infamie. E infine il giudice Verme, impone a Pink di dirsi alla vita. La colonna sonora che accompagna tutto il film e la storia di Pink ovviamente riprende quasi per intero The Wall album, tralasciando alcune tracce come Hey You e The Show Must Go On, che era dei Queen, però no! L'hanno fregata. No! Plagio! No! Plagio! Smettetela di difendere i Queen, Dio, smettetela! Dopo che gli hanno fatto il film sui Queen, ce l'ha con i Queen a morte. Ogni volta che andiamo dalla filtrina c'è uno stand gigante dei Queen e lei bestemmia dai Queen, quindi non dominati Queen mentre l'ora, sennò come era? Di Show Must Go On l'hanno fatta prima i Pink Floyd, perché Pink Floyd, a differenza della metà dei gruppi che c'erano in quel periodo, erano intelligenti, non c'avevano bisogno di sta copia qualcuno, quindi sta zitto, mi tocca i Pink Floyd perché spacco bottiglie e ammazzo fammi. Ecco. Va bene. Non se tocca i Pink Floyd. Questa puntata è andata avanti per tre quarti d'ora, quindi diciamo di chiuderla che è meglio. Ahia, mi sono arrabbiata e Eva ha colpito ancora. Comunque, Leonora, non hai fatto vedere queste belle immagini, qui ci sono i scolaretti molto carini, per niente inquietanti, che si trovano nel film, e questi sono i martelli nazisti, che sono quelli che hanno preso a sprangata Eleonora insieme a Eva, ok? Che pazienza, dice, ma la tua fiola? Ma che sbagli! Crepo, va bene, finiamo la puntata. Quindi sì, esatto, noi ovviamente, come al solito, ogni volta che io devo finire direi per ore che noi rimarremo qua, la D'Urso ci fa veramente un pippone. Che? Oggi, allora, mi scuso pubblicamente con tutti, oggi ho detto troppe parolacce, ma purtroppo provengo da un periodo molto nevrotico e nervoso della mia vita, e quindi mi sto... Esatto, siamo dovuti andare a fare, com'è, quella terapia di coppia. E quindi mi sfogo così, scusate, dalla prossima volta giuro che sarò un angioletto cristiano. Signor salveci. Quindi questa puntata finisce purtroppo per fortuna direi, è stata l'apocalisse. Sancisce, perché senti che parlo lui. Sancisce. Elastico, perché ovviamente, come ha detto Fucchi all'inizio, dopo secoli che non ci avete visto, adesso ci siamo tornati più forti che mai. Yeah! E non ci andremo mai più. Esatto, oggi e basta. Infatti vi abbiamo ingozzato proprio da farvi strafogare di informazioni succulenti, quindi oramai vi dovete da pace. Che cambi di inquadratura. Te li smette. Ci saranno super zoom che faranno dei pori della pelle, le caccole come minimo. Dai.
Quindi dovete darvi pace, aspettare pazientemente, forse se Dio vuole, una settimana, ma se non più. Non ci giurerei, però ok. Non importa, per rivedere le nostre bellissime facce da fashion blogger, bellissimi, meravigliosi. Influenza. Sì, esatto, però noi siamo sicuri che anche se non ci vedrete riuscirete comunque a vivere senza di noi, perché siamo la vostra ragione di vita, però dovete respirare un pochino, giusto? A ognuno i suoi spazi. Però mentre piangete nella vostra cameretta per quella che sarà la nostra mancanza nei giorni futuri, cioè smettere di fare super zoom perché ti vedo anche guardando in camera, potete alleviare la vostra sofferenza visitando i nostri canali social, seguendoci su Facebook e Instagram, recuperando le vecchie puntate su Spreaker in una qualità audio fatatamente, sbrilluccicantemente fatata. Che c'hai sulle mani? Le dita. No. Su YouTube anche. Senti, c'ho il copione scritto di questa cosa, perché io non me le ricorderò mai. Non me le ricorderò mai tutte queste piattaforme. No, non è vero, non sono 4, sono 15. C'è quindi YouTube dell'istituto, perché ovviamente lo YouTube nostro, cioè spancavamo botteghino se facevamo lo YouTube nostro, quindi c'è, basta. Ma il botteghino da che? Chi c'è? Quindi, capito, su YouTube come sulle dirette ci potete vedere mentre diamo sfoggia alla nostra malattia mentale. Inoltre potete trovare le dirette sulla pagina Facebook di Radio Design, sulla pagina Facebook di Istituto Italiano di Design, sulla pagina Facebook di DTGM, che non sappiamo com'è stata attivata. Che non è attivata le basi. Su iTunes Podcast e su quanto quella cosa malefica e terribile che è Spotify. Inoltre da qualche mese ci troverete anche tra una preghiera e l'altra su Radio Maria, perché noi ci stiamo lavorando e vogliamo rendere tutto ciò possibile. Quindi firmate la petizione. Su charge.org cercate DTGM Radio Maria. Firmate la petizione per farci entrare sulle preghiere di Radio Maria. Perché, cioè, ma chi c'è? Quindi, se ovviamente volete consigliarci qualche argomento di cui parlare, ovviamente noi non vi ascolteremo, perché la mente del programma sono io, quindi io le opinioni degli altri non le voglio sta sentire. Stavo tutto lì. Oppure se volete pregarci, come direbbe Simone, di essere i vostri chi? I vostri fidanzatini fatati, potete farlo interagendo ovviamente attraverso i nostri sondaggi, i portadomande. I molto frequenti noi sondaggi. Noi pubblichiamo costantemente sulle nostre storie Instagram, perché il nostro profilo è super attivo, cioè abbiamo così tanti followers che anche le migliori influencer siamo così ci attivi invidiano. Che Kylie Jenner ci ha chiesto di sponsorizzarla. Chi? Kylie Jenner. Sì, esatto, cioè nel senso di tu mi fate venire alla radio. Nicola non sa chi è Kylie Jenner. Noi gli abbiamo detto no, perché la faccio guarda vedere. Te piglia il raspo dopo, dico io. Va bene, finisci la puntata, non ce la faccio più. Quindi, come sempre, da qui da Radio Design è tutto! Ci vediamo, non lo so, in una puntata. Al prossimo appuntamento, data da destinarsi con i migliori. Basta, ho finito. Ciao! Dato che ho deciso che è finito, io ho finito. Ciao!